Grazie ai fondi PON Metro 1420 sono state assegnate a Roma Capitale risorse per lo sviluppo strategico del territorio, come servizi pubblici di interesse generale, la gestione e promozione dei sistemi di digitalizzazione, le politiche sociali, la mobilità sostenibile, la transizione ecologica, lo sviluppo economico e sociale. L'importo dei fondi impiegati per lo sviluppo dei progetti è stato di 121.665.663 euro, di cui 39.755.140 del PON 2014-2020 e 81.910.518 aggiuntive, grazie ai fondi REACT-EU. Obiettivo degli interventi PON Metro 1420 è stato quello di accrescere il livello di benessere dei cittadini attraverso interventi di riconversione e rigenerazione urbana per favorire lo sviluppo sostenibile e inclusivo. Gli interventi, suddivisi in 8 assi, hanno riguardato l'agenda digitale metropolitana, con l'implementazione di nuovi servizi e soluzioni digitali volti a promuovere la diffusione dell'open data e della trasparenza della PA. Mobilità, con lo sviluppo e l'estensione della rete di sistemi intelligenti di trasporto, ITS, il potenziamento della centrale della mobilità e l'infomobilità, la nuova control room, l'ampliamento dell'offerta di percorsi ciclabili ed il potenziamento della flotta ibrida su gomma per il trasporto pubblico locale. Servizi e infrastrutture per l'inclusione sociale, con interventi che puntano a sostenere il contrasto al disagio sociale, con percorsi di integrazione, di lotta alla povertà, di inserimento lavorativo, di inclusione sociale attiva, tra cui il superamento dei campi Rom, l'inclusione abitativa, l'accoglienza alle donne vittime di violenza. La ripresa verde, digitale e resiliente, grazie ai fondi REACT-EU. Con l'ulteriore potenziamento del processo di digitalizzazione della mobilità sostenibile, attraverso il rinnovo della flotta autobus, servizi integrati per le politiche della mobilità cittadina, l'installazione di varchi ZTL ambientali e il monitoraggio della congestione delle infrastrutture portali. Con il progetto di risarcimento della foresta urbana, i progetti di recupero del parco urbano della Caffarella e la realizzazione del parco urbano del quartiere Spallette. In continuità strategica con i risultati ottenuti dalla programmazione in chiusura, le priorità individuate dal PN Metro 21-27 per un importo complessivo pari a 149.343.928,57 euro guardano all'inclusione in chiave sociale, territoriale ed economica, rafforzando così gli interventi promossi dal PON Metro 1420 e dal PNRR. Agenda digitale e innovazione urbana. Con il potenziamento della casa digitale del cittadino e lo sviluppo della rete delle case per l'innovazione, composta dalla Casa per le tecnologie emergenti, la Casa del benessere, Casa della sostenibilità, la Casa dell'economia sociale e la Casa dell'energia e della creatività. Mobilità urbana multimodale sostenibile. Con la realizzazione di un'infrastruttura sperimentale di produzione, stoccaggio ed erogazione di idrogeno per veicoli del trasporto pubblico, l'installazione di sistema di sensori per il controllo del sistema sosta tariffata, la gestione della ZTL nel centro storico di Roma, attraverso l'uso di tecnologie innovative. Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale. Con il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, la creazione di percorsi per il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e di contrasto alla povertà educativa nelle zone di interesse educativo prioritario, con progetti di integrazione delle comunità Rom, Sinti e Camminanti, la creazione di percorsi di autonomia per neomaggiorenni e famiglie monogenitoriali ed un presidio sociosanitario itinerante. Sostenibilità ambientale, con progetti innovativi di efficientamento energetico degli edifici scolastici. Roma riparte da qui.